Miei Padawan, bentornati. Ci eravamo fermati nel nostro appartamento, nel nostro rifugio, e da qui riprendiamo. Eravamo innanzi a questa porta, abbiamo parlato con Kart, visto il tavolo da lavoro, visto il nostro cassettone che di nuovo ci sottolinea, credo sia vuoto infatti, e proseguiamo a fare un attimo due chiacchiere con Kart. Tra l'altro, spero lo notiate perché ho comprato una tastiera nuova. Mi sono reso conto nel montaggio che e quella di prima sembrava una macchina da scrivere. Qualcuno certamente si sarà lamentato e gli do ragione. Avete visto, con i soldi delle donazioni e quelli che avevo ancora da investire, ho detto compriamo una tastiera e doniamo ai ragazzi un prodotto di qualità, almeno il meglio possibile che posso dare loro. Quindi, sai qualcosa di questo posto? Gliel'abbiamo già chiesto. Vogliamo sapere qualcosa in più su di lui. Cerchiamo di scoprire chi è, la sua vita. Me? Star pilot for the Republic for years. Seen war. Ha combattuto nelle guerre mandaloriane. With all that, I've never experienced anything like the slaughter these Sith animals can unleash. Not even the Mandalorians were that. Ed è contro i Sith. Was one of the first planets to fall to Malak's fleet. The Sith. Poiché per l'appunto è Malak ha sottomesso il suo pianeta tra i primi, quindi ha un risentimento verso Malak e i Sith. Per questo forse che anche nello scorso episodio ha concluso parlando dei Jedi oscuri, quella cosa sul cambio di identità, lui ha un certo risentimento, un certo timore verso i Sith che hanno conquistato e distrutto il suo pianeta. E qui dice lo sottomisero, non c'è niente che le forze della Repubblica potessero fare per fermarli, ci hanno provato ma hanno perso, hanno vinto i Sith. E qui allora diciamo stai parlando come se fosse una tua responsabilità, come se avessi fallito in qualche modo. Mi dispiace, deve essere molto doloroso per te, o calma, ti stavo solo chiedendo, è la solita un po' aggressiva? E noi no, cerchiamo di comprenderlo, di empatizzare con lui. It shouldn't be my fault. I did everything I could. I followed my orders and did my duty. That shouldn't mean I failed him. È molto tosto come personaggio, lui non abbandona nessuno, non ha abbandonato noi e non vorrebbe. Non ha abbandonato nemmeno il suo pianeta, lui ha rispettato gli ordini, ha dovuto andare per un'altra missione. Continuiamo a chiedere, anche se si sta un po' arrabbiando, scopriamo. That's not what I mean. I mean, I'm sorry, I'm not making much sense, am I? You probably mean well with your questions. I'm just not accustomed to talking about my past very much. At all, actually. I'm more used to taking action, keeping my mind focused on the business at hand. So let's just do that. If you have more questions, ask them later. L'abbiamo un po' turbato. E effettivamente, non essendo lui abituato a parlare del passato, si è sentito preso, diciamo, alla sprovvista, non era pronto e questa cosa l'ha turbato. Non ha ancora superato l'attacco effettivamente al suo pianeta. Ora vediamo un pochettino, e non abbiamo visto bene gli indumenti, le armi, guardiamole un secondo adesso. Questi qui, gli abiti che ci hanno dato all'inizio, sono semplici indumenti che proteggono ben poco. Quindi niente di che, l'armatura, la tuta da combattimento che stiamo usando ha dei bonus che comunque non sto a farvi vedere. Ma la descrizione è: anche il più modesto dei mercenari sa di aver bisogno di una qualche protezione contro le durezze del combattimento, sebbene queste tute siano consigliate solo per le schermaglie minori, quindi per combattimenti minori. Non è la tuta che useremo andando avanti nel gioco, perché non è abbastanza potente. Spada lunga e si possono trovare le radici delle spade laser, quindi dalla spada lunga si è creata poi la spada laser. Le spade tradizionali tuttora utilizzate nelle culture più primitive, semplici, ma molto efficaci nelle mani giuste. Quindi effettivamente le spade laser, come si vede dalla descrizione e come si capisce essendo spade, hanno preso ispirazione da queste armi medievali. E abbiamo quindi la spada corta, disdegnata dai guerrieri moderni, una buona spada corta può ancora tornare utile in battaglia. Non è più tanto utilizzata, ma può tornare utile. Mentre qui abbiamo vibrolama. L'altra volta non l'ho vista, credo. Le piccole dimensioni la rendono un'ottima arma per la mano mancina. Le vibrolame usano una rara trama di Cortisis per contrastare il potere delle spade laser, permettendo l'antica arte del duello di sopravvivere nell'era dei Jedi e dei Sith. Insomma, le vibrolame permettono di contrastare una spada laser. Quindi noi abbiamo una vibrolama di qui e vediamo di metterne
un'altra vibrolama. Il prototipo... Facciamo due vibrolame. Può andare più che bene. E siamo pronti. Pronti per andare, per scoprire cosa c'è oltre questa porta. Ogni volta che lasci l'appartamento devi scegliere quali membri della squadra vuoi portare con te. Ne abbiamo solo uno e sarà quindi Kurt. Dovrai prendere con te Kurt per l'appunto. Vieni Kurt. Livello 4, soldato. Right, you alien scum. Everybody get up against the wall. This is a raid. La moda ne utisnatora. Tukmina inkongunda murira rabes. Wana kumbes. Kingba murira. Tukmina non konek. That's how we Sith deal with smart-mouthed aliens. Now the rest of you, get up against the wall before I lose my temper again. What's this? Humans hiding out with aliens? They're Republic fugitives! Attack! Questo soldato Sith che assomiglia vagamente a Finn, me l'ha ricordato, si vede che il primo ordine ha preso ispirazione e ha detto che noi ci stiamo nascondendo tra gli alieni, quindi questi appartamenti sono sì un posto sicuro, ma non sono per gli umani. È venuto a fare un rastrellamento, questo qui è come se fosse un lager in cui hanno rinchiuso gli alieni. Quindi io attaccherei questo soldato Sith e lascerei a Kurt la protezione contro gli altri due. Ready. Buono, dai, un buon gioco di squadra, siamo saliti di livello. Speriamo che sia l'ultima, però la domanda è effettivamente non verrà qualcuno a cercare questa pattuglia, abbiamo distrutto due robot e ucciso un soldato, qualcuno arriverà, non credo che non vengano più a dare problemi, sono felice quindi di essere stato d'aiuto certamente. Questa è cattiva, la solita, fuori dai piedi o ammazzo anche te, per quale motivo, cioè dovresti proprio giocare da cattivo per questa, e no, la domanda che farei io è questa, non verranno a cercarli. Quindi ci copre. Lui, l'abbiamo aiutato e adesso lui ci aiuta spostando i cadaveri. È onesto. Un po' dice che non torneranno, io lo spero tanto per loro, anche se non ho tutta questa grande fiducia. Quindi è aumentato di livello, noi facciamo un aumento automatico. E ti farà passare automaticamente dal livello 2 al livello 3. Sei sicuro di volerlo fare? Sì. Lo faccio automatico, ragazzi, perché è inutile ogni volta farvi vedere le statistiche. E comunque il gameplay tenderò, ragazzi, a farvelo vedere poco. E sarà più lore, più scoprire il gioco, scoprire la trama, parlare con i personaggi e andare avanti con la narrazione, ovviamente. Quindi abbiamo trovato un fucile blaster, una granata a frammentazione, un'altra granata velenosa, forza adrenalinica e resistenza adrenalinica. Noi prendiamo tutto. E se possiamo, i soliti problemi, vedete che è un po' difficile, un po' articolato. Larim, buongiorno. Non vediamo spesso la gente della tua razza, perché in questo vecchio appartamento sono solo gli alieni illegali. Per l'appunto, come vi ho detto, ci siamo nascosti in questo appartamento, che non è per noi umani, ma per gli alieni. Piacere di conoscerti, Larim, il mio nome è Jake Moonin. Il tuo nome non mi interessa e io non ho intenzione di dirti il mio. Ma perché essere scortesi? Conosciamolo invece. Ciao Larim, io sono Jake. È un venditore. Cos'hanno di tanto speciale questi scudi energetici? Noi so tutto degli scudi energetici, no, perché... Cerchiamo di scoprire che cosa siano, facciamoceli spiegare da un venditore che sicuramente sarà più afferrato di noi. Protegge contro i colpi di laser o contro le spade laser.
Però così si dice, non l'ha mai testato effettivamente. Quindi quest'ultima parte potrebbe non essere vera. Lo scopriremo poi andando avanti. I blaster ionici fanno fuori lo scudo base in un attimo, perché fanno più danni allo scudo. Mule slimo poda da nanga kumbist mule rabes. And I can tell you from experience that they aren't any good at all against a simple vibroblade. That's why the Republic has been training soldiers in hand. Ecco perché usano le spade dei vibrolame, come per l'appunto ha detto. I Sith e la Repubblica sono addestrati a usare le vibrolame, non sono Jedi, quindi le spade laser non possono usarle, ma le vibrolame sono state create per permettere agli eserciti Sith e repubblicani di bypassare gli scudi. In questo modo con le spade possono colpire direttamente. È intelligente, c'è anche la spiegazione del perché si usano ancora le spade antiche come la nostra. Perché nel corpo a corpo sono più forti di un blaster, che un blaster non passerebbe lo scudo. E andiamo avanti, da dove viene questa tecnologia? Non si sa, arriva da qualche parte ma non è certo da dove. Sono rari, sono costosi e forniti a un esercito, per l'appunto. Per i Sith è stato un grande vantaggio nelle prime battaglie, perché sono stati loro a introdurre questi scudi, ma non ci è voluto molto perché la Repubblica li abbia copiati e avesse quindi i suoi scudi. Ora entrambe le parti si affannano per trovare nuove armi che superino gli scudi, ma fino ad allora continuerai a vedere combattimenti corpo a corpo nelle prime linee di questa guerra, perché non hanno ancora trovato delle armi effettive, delle armi a distanza che riescano a superare lo scudo. Quindi la fanteria, come noi che siamo un soldato di fanteria per il momento, abbiamo armi corpo a corpo, armi bianche. Lui ne ha sgraffignato uno, è riuscito a prenderne uno, forse da un cadavere, e vuole vendercelo, però ci fa non costa poco, ma potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte. I suoi prezzi sono ragionevoli, dice che siano di buon livello, diamo un'occhiata, cerchiamo di capire che cosa vuole vendere. E abbiamo altre domande comunque prima, perché hai deciso di aprire un negozio qui, in questo atrio? Tra l'altro che sembra un po' un giornalaio, queste sono libri, riviste, non capisco, non riesco bene a capire che cosa siano, e però il negozio a me non interessa particolarmente. Gli facciamo sicuramente qualche domanda dopo, vedremo che cosa è in vendita, ma voglio capire, voglio farvi capire gli alieni che vivono qui illegalmente. Per legge, quasi tutti gli alieni non possono vivere nella città alta, perché il governo permette solo ad alcuni Twi'lek di restare lì, ma principalmente i ricchi sono gli umani, nella città alta abbiamo gli umani. Però nessun umano con un minimo di rispetto per se stesso andrebbe a vivere lì, in quel sobborgo. Noi ci siamo perché siamo illegali, siamo in fuga anche noi. Loro sono illegali, però li hanno affittato gli affitti perché comunque pagano. Altrimenti sarebbero, è un luogo della città alta comunque abbastanza malfamato in cui la gente non andrebbe a vivere e andrebbero solo i criminali. Quindi non volendo criminali paga la gente che è in fuga e paga l'affitto e la gente che è discriminata. Non hai paura di essere catturato? Effettivamente alle nostre spalle c'è un cadavere, c'era una squadra Sith che cercava per l'appunto di fare un rastrellamento. L'autorità di Taris chiudevano un occhio e non è cambiato con i Sith, anche loro seguono più o meno le regole del governo precedente. Lui non vive qui, lui ci lavora, viene qui per vendere provviste agli inquilini e continua a dirci: vuoi vedere cosa ho da vendere? No, voglio farti qualche domanda prima, poi te lo dico io quando voglio comprare, grazie. Tanto non c'hai cliente, quindi parliamo.
No, non vuole parlare. Non vuole rispondere alle domande di un essere umano. Simpatico. Sono tutti abusivi, quindi le domande non le vedono di buon occhio. Ma ci ha dato un consiglio. Vai a parlare con Kadir, il custode. Lui ti darà le informazioni, quindi dobbiamo trovare questo Kadir. Quindi lui risponderà alle nostre domande. E facciamole anche per il negozio, andiamo a approfondire. Dai, perché è aperto qui? Vende equipaggiamento di base agli alieni che abitano qui legalmente, quindi che sono ricercati dai Sith, che sono spesso in fuga, e guadagnerà parecchio, quindi a questo punto. Vediamo che cosa hai in vendita. Vediamo come sono i tuoi prezzi. Diamo un'occhiata. Allora, ha dei medpack, costo 44, quantità infinita. Noi abbiamo 151 crediti, non tanti, però se avremo bisogno poi di medpack, lui li ha infiniti. Spina computer, parti tuta militare. Per pochissimo non riusciamo a prenderla. Questa qui fornisce finalmente un bonus difesa, è la tuta standard, offre una buona protezione, è mai più pesante e restrittiva delle sue controparti. E molti mercenari giurano che ne vale la pena. Effettivamente è buona. Qui abbiamo quella pesante che è la versione della tuta da combattimento con più protezione. È quella che abbiamo noi adesso indosso, ma è potenziata, è migliorata. Tuta da combattimento ce l'abbiamo, armatura da battaglia leggera. Grazie ad una solida protezione e ad un costo minimo, questa armatura risulta eccellente per le truppe fortificate e le guardie. Una forza in movimento però potrebbe trovarla piuttosto scomoda. È leggera, però per muoversi troppo non è poi così confortevole. Abbiamo il manganello stordente, simile a quello visto sempre nella trilogia sequel. Armi comuni, i manganelli stordenti causano danni minimi ma possono stordire il bersaglio. È per l'appunto lo Stormtrooper del primo ordine che combatte contro Finn. È una cosa simile. Lì lo hanno reso stilisticamente migliore. Qui è proprio un manganello stordente. Con delle celle energetiche ad alta densità necessarie per scaricare ripetute. Sono scomode da portare e li rendono inutilizzabili nella mano secondaria. Non puoi usarlo nella mano sinistra, perché noi siamo destri. Abbiamo il bastone ferrato, un semplice bastone di legno o di legna leggera, un'arma molto antica, anche qui simile a quello che usava Rey. Blaster ionico ce l'abbiamo, pistola sonica. Soprannominate squittini, queste armi provocano una scarica sensoriale ad alta frequenza. L'avversario viene danneggiato e può essere anche stordito. Pistola blaster. Blaster a ripetizione leggero, granata. Scudo di energia. 154, per 3 non riusciamo a prenderlo, ma è quello che ci ha detto. Consuma una carica, l'oggetto viene eliminato appena sono state usate tutte le cariche disponibili. Vengono equipaggiati uno scudo di energia intorno all'utilizzatore. È proprio uno scudo, letteralmente uno scudo fantascientifico. Può esaurirsi sotto sforzo ripetuto, rendendo necessario sostituire l'intera unità. Quantità 1. Lui infatti ci ha detto di averne sgraffignato 1. Unità è dissimulativa sonora e repubblicana, un miglioramento del generatore di campo di dissimulazione di base che elimina tutti i suoni prodotti dagli utenti. Quindi gli avversari non ci sentono, devono eseguire un tiro consapevolezza, che questo è sempre il gameplay, un tiro di dadi intende, virtuale come se fosse un gioco di ruolo dell'epoca. Modalità furtiva, questi sono tutti potenziamenti sul campo, qui abbiamo invece le mine e niente di che, non ci interessa più di tanto, però abbiamo da vendere, tipo questi abiti noi non li usiamo, la spada lunga non la usiamo più. Il prototipo lo teniamo per ora, pistola blaster ne abbiamo 2, sì, una l'ho venduta, va bene. Fucile blaster, ne vendiamo 1. Va bene, e torniamo agli acquisti, ne abbiamo 313, destrezza 3, 5, 4. E meno di difesa, questo per di destrezza.
Questo di difesa 4 o 5 è il contrario dell'altra. 7 e 2. Però noi non dobbiamo muoverci tanto. Io comprerei questa. Ok, perfetto. Ci siamo, abbiamo fatto anche un po' di acquisti. E finalmente possiamo iniziare a migliorarci, a cambiare un po' di aspetto. Kart ha questi abiti in uso. E qui un'altra cosa bella. Effettivamente Kart ha questi abiti che non proteggono niente. Noi avevamo una tuta da combattimento che non usiamo più e la prestiamo a lui. Potremmo anche cambiarle ad esempio le armi. Però lui è un soldato che ha più mira di noi con le due armi. Funziona molto bene, noi in corpo a corpo andiamo benissimo insieme. E perfetto, anche lui ha cambiato di aspetto. Non è bellissima, né, questa armatura, ragazzi? Fa un po' pena, ma ci accontentiamo, andiamo avanti. Mi dispiace, Manon, ma non voglio parlare con te. Gli abitanti di questo complesso preferiscono pensare agli affari loro. Qui, porta di bassa sicurezza. Se la colpiamo, alcune porte possono essere sfondate, possiamo colpirla. È inutile. Possiamo farlo, ma è inutile essere aggressivi quando abbiamo in squadra Kart, che può violare i sistemi di sicurezza. Una Twi'lek. Siamo entrati abusivamente nel suo... Non farmi del male, prendi ciò che vuoi, non proverò a fermarti. Giustamente, lei era chiusa nella sua stanza, noi siamo entrati di prepotenza. È normale, abbia paura. È rubare questo, però vediamo cosa c'è nel sacco. E le prendiamo. Mi dispiace, ma siamo in missione, dobbiamo salvare Bastila. Qualche compromesso, qualche azione negativa bisogna pur farla. Qui città alta, quindi usciamo. Andiamo verso la città alta a sud. Non usciamo ancora, non usceremo in questa puntata. Un Quarren è venuto in visita su questo pianeta, ma è rimasto bloccato. È venuto in visita, è venuto in ferie, possiamo dire. E l'hanno lasciato qui, perché c'è la quarantena, non può più andarsene. Quindi è un abusivo che si è ritrovato in questi appartamenti. Lui era di Moncala. Poteva essere ancora là, invece è venuto qui e purtroppo è rimasto fregato. Yes? Non farmi del male, hanno niente di valore con me, guarda pure con i tuoi occhi se vuoi. Scusate, davvero ragazzi, io... ho preso giusto il necessario, scusami, ma siamo in missione, dobbiamo per forza di cose potenziarci. O il destino dell'intera galassia potrebbe risentirne. Qui abbiamo un droide, una sorta di R2D2 la parte unicamente sopra, una Twi'lek. Prima dell'arrivo dei Sith si voleva modificare le leggi sulle immigrazioni. Sono arrivati i Sith e la cosa è solo che peggiorata, quindi sono nati i lager, la quarantena. È tutto cambiato negativamente. Kart, grazie se mi apri la porta gentilmente. Grazie, caro. E noi stiamo aprendo tutti gli appartamenti. Arriveranno questi poverini che già sono trattati male, già sono rinchiusi e sempre con il timore che qualcuno arrivi. E noi torneranno a casa stasera e non troveranno più niente. Bruttazione? Sì, non è del massimo. Ah, mi scusi. Chi sei? Lui forse è l'inserviente. È quello che ci hanno detto di trovare, anziano, che poteva darci delle risposte. Ed è Kadir, infatti, è il custode di questa costruzione. What happened? You get stuck here because of the quarantine? Can't see any other reason someone would want to rent that old... E chiediamogli qualche domanda. Don't know how much I can tell you, but seeing as how you're new here... Lui sembra invece un po' Finis Valorum, il cancelliere supremo del primo episodio.
e parla Militaris. Vediamo cosa dice lui che vive qui. È un posto decente, presumo, a parte i livelli inferiori, che ce l'hanno già detto, è pieno di bande sugli swap. Finché stai nella città alta non avrai problemi. Ah, ci ha detto, vai nella cantina che ti diverti, è un posto per giovani. Dov'è la cantina? Sono curioso. Dobbiamo andare nella città alta della parte sud, dove abbiamo visto prima la porta che usciva. Altre domande. Dove posso recuperare dell'equipaggiamento? Abbiamo preso questa tuta, tra l'altro con quella sembra un foulard. E vediamo altro. The best place to go is probably Kebly Yurt's store. She's right across from the cantina. Perfetto, ci ha detto quindi vai alla cantina così bevi. Quando hai finito fai gli acquisti. Prima il piacere e poi il dovere. La strada è la stessa, quindi non ci serve riascoltarlo. Altre domande. E cosa ne pensi dei siti della quarantena? Not much of an issue for me, you know. A lui non se n'è mai andato. Molta gente è già preoccupata, ma lui sta bene qui. Lui è nato, cresciuto e ha vissuto qui. Quindi non ha motivo di andarsene. Ok, quindi avremo modo di scoprire il parere sociale della gente riguardo l'arrivo dei Sith e riguardo il problema della quarantena. The building doesn't clean itself, you know. Hai ragione, quindi ti ringrazio e buon lavoro. Qui è la porta d'appartamento da cui siamo venuti, è il nostro appartamento. L'uomo è l'alieno che abbiamo salvato. Questa non l'abbiamo aperta o l'abbiamo aperta? On it. It's open. Non l'avevamo aperta. E qui c'è un NPC, un personaggio non giocante, che ha un nome. Prima la ragazza aveva Twilight, che aveva la specie. Qui c'è scritto Dia, ed è un'umana. Sure. Parliamone. Scopriamo perché è qui anche lei. Who are you? What are you doing in here? You can't just come barging into someone's home. Ha ragione. Sto cercando cosa da rubare, stai alla larga e non ti verrà fatto alcun male. Sì, noi stiamo sgraffignando, ma non è l'intento di rubare. Stiamo controllando la zona, vogliamo capire. Dobbiamo trovare un equipaggiamento per poter proseguire, per salvare Bastila. L'obiettivo è quello, non rubare. Non vogliamo solo rubare, non abbiamo più niente, siamo dei poveracci, cerchiamo un pochettino di fare gli avvoltoi. Non che sia una cosa giusta, ma non lo facciamo con cattiveria. That's no excuse. Vedi, non mi sembra una buona scusa, ha ragione. Ha tutte le ragioni del mondo. Holden? Chi è? Just one of Darvik's men who can't keep his hands to himself. But all he got for his trouble was a nasty scar from my vibroblade. Too bad I'm the one still paying the price. Cioè, lei si è difesa con la vibrolama, gli ha fatto una bella cicatrice. Ma ne ha pagato lei le conseguenze. I don't want to talk about it. I'm in enough trouble already. Besides, I don't know if I can trust you. E la gente, come ci hanno detto, fa fatica a parlare. Però noi abbiamo una buona oratoria e quindi abbiamo questa frase che altrimenti non avremmo. Persuadi, fidati di me, forse posso aiutarti. Se non avessimo statistiche abbastanza alte in persuasione e in oratoria, non potremmo avere questa frase. Qui questa qui è cattivissima. Se vuoi già iniziare a fare il cattivo, è perfetto qui. Dimmi che cosa sta succedendo o porrò fine ai tuoi problemi per sempre. Cioè, qui l'ammazzi. No, noi vogliamo sapere, vogliamo che si fidi. Vogliamo aiutarla, poverina, perché giustamente abbiamo rubato, ma cerchiamo di bilanciare il karma. No, I don't think so. I can't afford to trust anybody right now. Fallimento, non abbiamo abbastanza oratoria. Dobbiamo far salire ancora di livello la persuasione. Quindi chiediamole alcune domande. Since this thing with Holden, I've been scared to leave my apartment. I don't know anything about what's going on in the outside world anymore. Ce l'ho già detto chi era Holden, quindi dobbiamo andare. Non gli piace stare in casa, giustamente ha paura, è in pericolo, non ci conosce. Dobbiamo quindi aumentare la persuasione. No,
non so che livello serva, abbiamo fallito, però vedremo andando avanti. Quindi sarebbe giusto adesso uscire. Usciamo un attimo, ma in realtà per oggi è stato un episodio abbastanza breve. Stiamo cercando di scoprire, stiamo cercando di andare avanti, di delineare, e quindi vediamo un pochettino com'è la città alta all'esterno. Questa è come se fosse una piazza principale. Uomo, donna. Vedete, quando hanno il nome sopra della persona, vuol dire che potrebbe essere una missione o qualcosa di simile da scoprire. Qui si è bloccato in un muro invisibile, un gradino invisibile, e qui dei droidi di salvataggio che stanno girando attorno a una capsula. Si presume, noi ragazzi siamo in un appartamento all'interno di questo complesso, si presume che qui siamo atterrati noi. Sono impegnati ad analizzare i resti di questa capsula di salvataggio della Repubblica. Guarda caso è repubblicana. Noi ci siamo schiantati ad altezza edificio. Di chi sarà mai quella capsula di salvataggio? Per quello che Car ci ha detto, ti ho estratto, ti ho portato qui. Da qui ci ha estratto, ci ha portato oltre quella porta e ha trovato il primo appartamento disponibile. È turbato, ci consigliano di parlargli. Parliamoli. Posso farti altre domande, Car? È un buon momento? I guess I did say you could ask me questions later, didn't I? Is this really necessary? No, I don't have a problem with it, really. Go ahead and interrogate me. Non è un interrogatorio, Carte. No, I was just joking. Ah, ok. Sembrava sulla difensiva. Lui è molto sulla difensiva quando vuole parlare. È un soldato abile, ma ad esprimersi si sente a disagio. Some things just don't add up for me. Maybe you could tell me what happened from your perspective. Certe cose effettivamente non quadrano. E ci sta chiedendo una domanda strana di dirgli che cosa è successo dalla nostra prospettiva. Ma noi non ricordiamo quasi nulla. E infatti, perché me lo vedi? Perché me lo chiedi? Non vedo il punto. E non ero nella posizione per sapere come stava andando, in verità. Non lo so, come dicesti quando ci incontrammo, Bastila non aveva tempo di usare i suoi poteri. Ce l'ha detto lui, lo sappiamo perché ce l'ha detto lui nello scorso episodio. Non ero nella posizione, non è vero, perché la verità noi avremmo dovuto saperla, ma abbiamo perso la memoria. Probabilmente cadendo, sbattendo la testa, qualcosa non è tornato. Non sappiamo bene, non sappiamo tante informazioni, ma non perché non eravamo nella posizione. Noi non sappiamo nemmeno quale fosse la nostra posizione. Quindi perché ce lo sta chiedendo? I'm just trying to figure it out. I saw enough men lose their lives needlessly during the Mandalorian Wars. It's difficult to see that happen all over again. We lost the ship and a lot of the people. And for what? In the hope that the Jedi powers would save us somehow? Not that Bastila had much of an opportunity to act. We didn't choose that battle anyway. It got forced on us. Hell, I'm just as surprised that any of us are alive to talk about it. Come to think of it, it's more than a little surprising that you happen to be here, isn't it? I mean, just what is your position with the Republic fleet anyway? Questa è una domanda tagliente. Qual è la tua posizione nella flotta della Repubblica? E sembra quasi un'accusa, perché effettivamente noi non lo sappiamo. Potremmo tranquillamente essere un infiltrato o qualcuno che si è trovato su quella nave, magari anche semplicemente illegalmente per scappare, per fuggire dalla guerra, un civile che si era imbarcato e che ora non ricorda più chi è o che sta fingendo di non sapere chi sia. Ed effettivamente, che cosa gli diciamo? Sono un soldato. Sono sicuro che non c'è niente di insolito in questo, no? Stiamo sulla difensiva. Non lo so, unless you consider that you were a last minute addition to the crew roster and you just happened to be one of those. Vedete, noi non ci fidiamo troppo di lui, ma lui non si fida troppo di noi. Siamo stati aggiunti all'ultimo momento. Non sapevamo bene della nave, nell'attacco. Non conoscevamo molti elementi, molte informazioni, non sapevamo di lui, non sapevamo di Bastila. Siamo sopravvissuti tra i pochi a qualche sospetto. Andiamo diretti, sta dicendo questo, che noi abbiamo qualcosa a che fare con lo schianto. Don't get me wrong, it just seems odd that someone Bastila's party specifically requested to transfer aboard happens to survive.
Mi sembra solo strano che qualcuno del gruppo di Bastila abbia richiesto di trasferirsi a bordo e poi sia sopravvissuto. Perché Bastila ha richiesto di noi? The Jedi requested numerous things when they came on board. Hell, they practically took over the ship, as far as I could tell. Considering your connection to Bastila and the Jedi, whether you know it or not, your presence here seems a little convenient. I'm probably wrong, and this is probably nothing. I learned a long time ago not to take things at face value, and I hate surprises. No, voglio capire perché te lo sto chiedendo, te lo sto dicendo, Kart, non ho niente a che fare con lo schianto. Forse ci ha messo il dubbio, non ne siamo troppo sicuri di non avere niente a che fare con lo schianto. Perché non sappiamo bene perché sia avvenuto lo schianto. Non dovremmo provare a lavorare insieme, sì, ma ha dato delle corrette argomentazioni. I mean, I have to expect the unexpected, just to be safe. Chiediamo, guarda, non ha niente a che fare con noi, non è personale. And no, I'm not going to discuss them, so can we just keep our mind on more important things? Questa è importante, infatti. Sì, siamo testardi, noi vogliamo andare in fondo con le cose. Va bene. Effettivamente, di nuovo ha ragione. Andiamocene, stiamo parlando davanti alla capsula. Non facciamoci trovare qui. Quindi adesso, ragazzi, noi facciamo un giro rapido della piazza con Assaltatore Sith. Out of our way, citizen. We're on official Sith business. Just stand aside if you know what's good for you. Ci siamo cambiati, no, come ha detto Kart nello scorso episodio, stanno cercando Bastila, che è la priorità, è la loro missione che ci hanno appena detto. Quindi due soldati semplici come noi passano inosservati in un mondo in cui comunque la criminalità è alta. Qui abbiamo il centro medico, lo vedremo, passeremo a fare un giro. Vediamo un pochettino la panoramica della città, graficamente comunque per essere un gioco del 2003 molto buona, è invecchiato male, ma non troppo, perché comunque ragazzi è ben fatto. Piccolo, non è aperto, molti caricamenti qua e là, ma è ben fatto. E questi sono dei cacciatori di tagli. Poverino, è anche un uomo anziano. Now it's all or nothing. Davik can't have people not paying his debts. But I don't have that much. How can I give you credits I don't have? Tra l'altro è il secondo personaggio che troviamo nei guai, il secondo personaggio che dovremmo aiutare o meno. They're going to kill me! I know we have to be careful about drawing attention to ourselves, man. But we can just let them drag this guy off? Hold on a second. Looks like we got ourselves a witness here. Ed ecco che di nuovo siamo finiti nei guai con questo buon uomo che ci gira attorno. È un po' pericoloso, vai, per favore salvati almeno tu. E allora Kart, facciamo incrociato. Punti di lato chiaro guadagnati, abbiamo fatto un'azione buona, quindi ci siamo e siamo migliorati nel lato chiaro, che poi vedremo. Siamo saliti, vedete, il lato chiaro, siamo più verso la luce. Questo, scusate, tra l'altro è Kart. E il lato chiaro noi siamo saliti un pochino. Kart, ci possiamo fidare, è molto buono. Ho perso un po' di vita, tra l'altro. I owe you my life. Those bounty hunters are going to take me away and kill me. E di nuovo Devik, quello che ci ha parlato anche la donna nell'appartamento precedente. It's not good to owe a crime lord money. You just keep sending more bounty hunters after me till I'm dead. E lui poverino dovrebbe scappare, però come fa con la quarantina? Non può. Sono felice di essere stato d'aiuto, certo, ma sai com'è. Vediamo se possiamo aiutarlo. Cento crediti. Sono tantini, non credo di averli. Vediamo, proviamo.
Are you joking? We don't need this guy's credits. Just go on. We were happy to help. I'm getting out of here before any more of Davik's goons show up. You should do the same. No, ragazzi, ho letto male. Ho letto malissimo, ho sbagliato. Avevo letto dai crediti, non so nemmeno io che cosa avessi letto, scusate ragazzi. È un po' di stanchezza i miei occhi. Ho sbagliato, carte. Ho fatto un'azione negativa tra l'altro a caso, scusate. Niente, dopo questa terribile gaffe, direi che si può salvare, perché sono stanco ragazzi e effettivamente non vorrei fare altri errori. Qui era un piccolo errore e domando scusa, veramente non era mia intenzione. Almeno avete visto anche salire sia lato chiaro che lato oscuro. È servito comunque a mostrarvi una cosa nuova. Eravamo saliti un po' del lato chiaro, siamo scesi del lato oscuro, siamo ancora bilanciati. Povero uomo, l'abbiamo salvato e poi chiedergli i crediti e farlo scappare. Vabbè, pace all'anima sua. Speriamo si salvi, abbiamo fatto il possibile e l'abbiamo minacciato solo verbalmente. Era un po' uno scherzo, un gioco. Detto ciò, miei Padawan, l'episodio odierno era molto calmo, abbiamo cercato di scoprire un po' Taris. Nel prossimo andremo avanti e andremo sempre più avanti scoprendo nuove cose, nuove informazioni e migliorando sempre di più il nostro personaggio e il rapporto con gli altri. Detto ciò, miei Padawan, io vi ringrazio. Se la serie vi sta piacendo, lasciate un mi piace. Io come sempre sono Emilio Valotti, grazie a tutti per essere stati in mia compagnia.